Ciao ragazzi, allora cominciamo la nostra prima lezione di Yogaflex. Partiamo sempre con la nostra respirazione, la respirazione chiamata del sole e della luna, dove respiriamo con una narice alla volta, chiudendo una delle due narici con le nostre dita, sempre della mano destra. Gambe incrociate, ben appoggiate sui dischi, spalle e braccia rilassate, colonna allungata verso l'alto, la più allungata possibile. Cerchiamo l'equilibrio in appoggio sui due ischi, destra e sinistro, bilanciandoci avanti e indietro, e destra e sinistra. Lo facciamo con calma, cerchiamo proprio di sentire un bel appoggio sui due ischi e un allungamento della colonna, sempre pensando ad un allungamento dal centro della testa. Le spalle e le braccia si rilassano completamente. Quando abbiamo trovato l'equilibrio, facciamo una decina di respirazioni, le più lente, le più profonde, le più silenziose possibili, col saluto con le respiro del sole e della luna. Prima chiudiamo la narice destra col pollice destro e posizioniamo indice e medio alla radice del naso, tutto con la mano destra. Chiudo la narice, posiziono l'indice e medio alla radice del naso, rilasso gli occhi. E cerco una respirazione dalla narice di sinistra, la più lenta, la più profonda possibile. Cerco una percezione del polmone di sinistra che si espande quando inspiro e si retrae quando butto fuori l'aria. Lo immagino diviso in due lobi, uno più alto e uno più basso, comunicanti fra di loro, dove l'aria che entra dalla narice arriva prima nel polmone più alto per spostarsi poi nel polmone più basso. E quando l'aria deve uscire, sempre dalla narice, fa un percorso a ritroso, facendo uscire però l'aria sempre prima dal polmone più alto e poi dal polmone più basso. Fatta una decina di respirazioni, ripeto, più lente e possibili e silenziose. Rilassiamo le braccia. Se non ho terminato le 10 respirazioni, le termino. Fermo un attimo, stop un attimo il video e lo faccio ripartire. È importantissimo una respirazione e recuperare una respirazione la più tranquilla possibile. Mi raccomando, ad ogni momento, in ogni momento, degli esercizi che seguiremo, in qualsiasi fase, tutte le volte che ne avete bisogno, fermate un attimo il video, riportateli indietro, ripetete l'esercizio, l'importante è eseguirlo in modo corretto e nel modo più tranquillo possibile. Yoga insegna sempre a osare, a provare nell'esecuzione dell'esercizio, ma senza fare un passo oltre, senza soffrire, senza dover provare dolore, non c'è bisogno di provare dolore. Ripeto, dopo la respirazione tranquilla e lenta dalla narice di sinistra, chiudendo la narice di destra, come facciamo sempre, apriamo le gambe, distendiamo prima la gamba destra, ci appoggiamo con la mano destra dietro e cerchiamo un allungamento con la mano sinistra. L'allungamento lo dobbiamo percepire sotto la gamba destra, nel polpaccio, nel ginocchio, nella coscia. E prima di passare alla gamba sinistra, sempre sulla gamba destra facciamo mobilizzazione. Mobilizzazione nelle tre articolazioni importanti dell'arto inferiore. Ci aiutiamo con l'appoggio delle mani a terra, facciamo una leggera flessione del ginocchio e facciamo circonduzioni lente e ampie della caviglia destra, sia in un senso che nell'altro. Mobilizziamo per bene il ginocchio, lo assistiamo con l'ausilio del braccio, avviciniamo per bene il tallone al glutio e distendiamo la gamba completamente. Avvicino e distendo. E poi facciamo la mobilità sull'anca, teniamo i piedi aperti,
ci appoggiamo sempre con le mani dietro e spostiamo il ginocchio destro verso l'interno e lentamente verso l'esterno. Respiriamo dal naso. Tranquillo, tranquillo. Inspiriamo aprendo il ginocchio e buttiamo fuori l'aria quando lo chiudiamo, lo portiamo verso l'interno. La stessa cosa la facciamo sulla gamba sinistra. Distendiamo la gamba sinistra e allunghiamo il braccio della mano destra. Dove possiamo, dove arriviamo comodo. L'importante è percepire la distensione e l'allungamento della muscolatura sul polpaccio, sul ginocchio e sulla coscia. Buttiamo fuori l'aria, scendiamo al fondo. Apriamo i piedi, ci appoggiamo con le mani e facciamo mobilizzazioni ampie e lente della caviglia sinistra in un senso e nell'altro. Mobilizzazione del ginocchio, piego e distendo, piego e distendo, mobilizzazione dell'anca, apro il ginocchio verso l'esterno, inspiro, verso l'interno, butto fuori l'aria. Come abbiamo fatto prima, la respirazione la pensiamo tutta verso il polmone destro, dove lo immaginiamo diviso in tre sacchetti, posizionati uno sopra l'altro, ma comunicati fra loro. E quando l'aria fresca entra dalla narice destra, va a riempire per primo il sacchetto più alto e a seguire il sacchetto medio e il sacchetto più basso. Quando espiro, l'aria esce a ritroso, facendo uscire però per prima l'aria dal sacchetto più alto, medio e basso. E anche in questo caso compio 10 respirazioni lente, tranquille. Silenzioso, il significato del silenzioso è per immaginare un filo d'aria, un soffio d'aria, un sibilo d'aria che entra dalla narice, lento lento, il più silenzioso possibile. Quando compiuto le 10 respirazioni, cominciamo la nostra sequenza di esercizi. Ci posizioniamo piedi aperti, con le mani avanti alle ginocchia. Ischi, due ischi, le due sicine dei glutei vengono appoggiate a terra, con la allungata allungata verso l'alto, spalle e braccia rilassate, quando si inspira si estende, tutto dall'alto, fuori l'aria, si flette, rilassando per bene testa e corpo. Una decina di mobilizzazioni, cercando di coinvolgere tutto il nostro corpo, ma soprattutto tutta la nostra colonna vertebrale. Continuiamo fino a compiere più o meno 10 movimenti di estensione e di flessione.
sempre dal naso si inspira e sempre dal naso si butta fuori. Al termine dei 10 movimenti ci aiutiamo con le braccia per sollevarci gradualmente in piedi, ma partiamo dalla posizione ginocchia piegate, mani appoggiate sulle cosce vicino alle ginocchia, gomiti flessi, colonna vertebrale flessa, rilasso testa e collo. In questa posizione butto fuori l'aria e nella posizione opposta estendo il respiro. E faccio altri 10 movimenti. Nell'esecuzione di questa mobilitazione è importante anche la rotazione delle braccia con l'apertura e la chiusura delle spalle, per dare ancora maggiore significato all'estensione, all'apertura inspirando e alla flessione, la chiusura inspirando. Al termine dei 10 movimenti si butta fuori l'aria snocciolando piano piano la vertebra dopo l'altra verso il soffitto. La sequenza che ho pensato per noi in questa prima lezione di yoga è la sequenza chiamata il saluto al sole. La sequenza degli esercizi è una sequenza adattata al nostro Yogaflex. Quindi partiamo con i piedi uniti, le piante dei piedi ben aderenti a terra, gli alluci e i talloni vicini uno all'altro. Sempre rilassando le spalle e le braccia, compio qualche dondolino avanti e indietro, destra e sinistra, per cercare questa volta un equilibrio sotto le piante dei piedi. Cercherò in questo modo di distribuire il peso del corpo in tutta la superficie che viene ricoperta da entrambi i piedi. Posizione polpastrella delle dita delle mani, uno contro l'altro, la destra sulla sinistra. I pollici a sfiorare lo sterno, con le spalle e i gomiti rilassati. Inspirando dal naso, unirò le mani, unirò gli avambracci fino ai gomiti e mi solleverò con le braccia fino a dove l'unione dei gomiti me lo consente. Espirerò scendendo, riportando i pollici a sfiorare lo sterno e rilassando spalle e braccia. Inspiro. Espiro. Dopo l'inspirazione, sempre con i gomiti, provo a portare le braccia e le mani indirizzate verso il dito. Ritorno con i gomiti e scendo di nuovo con il pollice sfiorato allo sterno. La respiro sempre dalla naso. Si inspira salendo a gomiti uniti. Si aprono i gomiti e si spingono le mani verso il dito, tenendo premute le palme delle mani una verso l'altra. Si ritorna con i gomiti, si estende la verticale e si ritorna pollice allo sterno dentro i gomiti rilassando spalle e braccia. Ancora una volta si espira. Si espira. Si inspira. E si espira. Dalla prossima inspirazione. Espirazione. Si inspira allungando le braccia verso il soffitto. Si scende a braccia tese, mantenendo la colonna allungata allungata e posizionando le mani appena sopra le ginocchia sulle cosce. Si flettono le ginocchia e si snocciola una vertebrina dopo l'altra verso l'alto. Per ritornare in posizione di partenza,
partenza, col colpo astrale delle dita delle mani unite e il pollice sfiorare lo stretto. Si inspira, si espira, si inspira, si espira, si inspira e si espira. Lo ripetiamo insieme. Si inspira. Si espira. Si inspira. Si espira. Si inspira. Ed espirando si distendono le gambe e si rilassa le spalle, le braccia, la testa e il collo. Si flettono le ginocchia, si posizionano le mani sulle cosce, a fianco delle ginocchia e si snocciolano la vertebra lombare verso. Ripetiamo la sequenza, si riparte con il colpo astrale unito, il pollice sfiorare all'esterno, si trova un equilibrio al centro dei due piedi e si ripete la stessa sequenza molto lentamente, respirando il più lentamente e il più silenzioso possibile. Lo facciamo assieme. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Dopo l'esecuzione di altre due sequenze ripetute allo stesso modo, ci posizioniamo col piede destro a terra, avanti, e la gamba sinistra distesa dietro. Porto il ginocchio allineato al tallone o a metà strada tra il tallone e le dita, al centro del piede. Unisco il colpo astrale delle mani, pollice a sfiorare all'esterno, inspirando, sollevo le braccia verso l'alto. Buttando fuori l'aria, scendo con le mani a terra e mi appoggio con la pancia sulla coscia. Srotolo verso l'alto, unisco il colpo astrale, il pollice a sfiorare all'esterno e lo ripeto. Allineo il ginocchio o al tallone o al centro del piede, lascio la gamba sinistra distesa dietro, appoggio per bene le dita dei piedi e porto avanti il bacino. Unisco il colpo astrale, inspirando salgo verso l'alto e buttando fuori l'aria scendo mani a terra. Lo rifaccio l'ultima volta. Inspiro e fuori l'aria. Porto la mano destra all'interno del piede destro per poter scendere e distendere la gamba destra indietro e sostituirla con la gamba sinistra. Riposiziono il ginocchio sinistro ben allineato, posiziono correttamente il ginocchio dietro, il piede dietro, sollevandomi, sistemo correttamente il ginocchio e porto avanti il bacino. Riparto con il colpo astrale delle dita unite, sollevo le braccia inspirando, scendo con le braccia a terra buttando fuori l'aria. Snocciolo e ripeto. Inspiro. E buttando fuori l'aria, porto il braccio sinistro all'interno.
piede sinistro si distende tutto, inspiro dal naso, ho le spalle allineate così, le ginocchia un pochettino più indietro, inspiro dal naso e buttando fuori l'aria sollevo la codina verso il soffitto, sistemo correttamente la colonna vertebrale, non abbandono la testa a controllo, sono in allungamento, provo a camminare sul posto distendo una gamba alla volta, alterno destra e sinistra, l'ultima volta mi fermo, fletto tutte e due le ginocchia, cammino indietro con le mani, ritorno con i talloni a terra, avvicino i piedi fra di loro, porto le mani sulle cosce, allungo inspirando e snocciolo verso l'alto, buttando fuori l'aria. Al termine della sequenza mi porto a terra. Posiziono le ginocchia e i piedi e le mani appoggiate. Sono sempre con i polsi allineati sotto le spalle. Le ginocchia ancora più indietro rispetto alle anche. Se riesco, quando distendo le gambe, mantengo l'allineamento del busto con le gambe ed estendo la colonna vertebrale, portando a terra le cosce. Apro le spalle, inspiro. Quando butto fuori l'aria, scendo col busto il petto a terra. Inspiro ed espiro. Sollevo le ginocchia e spingo la colonna verso il soffitto. Quando butto fuori l'aria di nuovo, vado sulla punta dei piedi, disegno una gola nella schiena e appoggio sul dorso delle mani, appoggio le cosce e stringo la colonna, scendo a terra con la pancia. Salgo di spiro, appoggio le dita dei piedi e buttando fuori l'aria, ritorno sulla punta dei piedi dopo colonna. E poi estendo. Rifacciamo la sequenza assieme. Prendiamo aria, inspirando, sempre tutto dal naso. Facciamo una coppia nello stile. Portiamoci avanti. Cerchiamo l'appoggio sul dorso del piede. Appoggiamo le ginocchia. Appoggiamo le cosce. E estendiamo la colonna vertebrale. Piano piano scendiamo a terra la pancia. Movimento rettiloso, saliamo dalla destra e spalle, ci riportiamo sul punto esterno, gobba nella schiena, e poi un'estensione. E lo ripetiamo con la respirazione corretta. Inspiro. Espiro. Inspiro. 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 Espiro. Porto le ginocchia a terra, rilasso il dorso del piede e mi siedo sul terreno. Eseguiamo la posizione a foglia per un recupero attivo. Come ho detto prima, l'importante è fermare il video ogni volta che abbiamo bisogno di recuperare, ogni volta che non abbiamo capito l'esercizio, ogni volta che non abbiamo capito la respirazione, ogni volta che abbiamo bisogno di una pausa. Proviamo ora a ripetere l'esecuzione e la sequenza intera
di tutti gli esercizi visto finora e proviamo a dargli un ritmo respiratorio, il più lento possibile. La sequenza la eseguirò con un solo ritmo respiratorio, cercando di rallentarlo, ma eseguendo un solo ritmo respiratorio. Per ritmo respiratorio intendo una inspirazione e una espirazione. Riparto dalla prima posizione in piedi, con i piedi uniti, i polpastrelli delle dita uniti, pollice sfiora la testa. Respirazione tutta alzata, tutta l'alzata. Si comincia, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Bene, la sequenza del saluto al sole è una bellissima sequenza completa. Suggerisco di eseguirla almeno per 3 serie e suggerisco di provare a mantenere ogni posizione non un respiro solo, ma almeno 3 respiri. Se riusciamo ad arrivare a 5, ancora meglio. Ma già sarebbe un ottimo risultato mantenere le posizioni che abbiamo visto, 3 respirazioni lente e profonde dal naso. Un ultimo consiglio: al termine della sequenza saluta al sole, se avete voglia di vedere e di fare anche gli esercizi chiamati stretching, li trovate sempre nella pagina, nel sito Lifeactive, serve ancora meglio. Quindi terminate la vostra sequenza Yogaflex, oggi abbiamo visto il saluto al sole, e andate nella pagina di Lifeactive, nel sito, e guardatevi anche gli esercizi di allungamento e di stretch, da eseguire al termine della sequenza. Vi saluto, ci vediamo presto.